Condoglianze. Grazie. Sì, però guardo un po' che c'è. Va bene. Chi è? Amici di Danilo. Libero. Oggi l'anonimo è già esagerato. Voilà, ho disboscato la foresta amazzonica. Belli. Da anonimo nell'ombra a uomo vero alla luce del sole. Stasera alle 8:30 al ristorante Città di Firenze. Mi riconoscerai, sarò il più elegante di tutti. Ah, come era la spagnola lì del Cirone? Come si chiama Eric? È stata, te l'ha dato una bella ramata. Ma che fanno? E canta l'inno. Non fa mica pa-para-pa-para-pa-pa-pa-pa. Ma no, e fa pa-para-pa-pa-pa-pa-pa. Ma che fa pa-para-pa-para-pa-pa-pa. Buongiorno. Sono un giornalista della Gazzetta dello Sport. Avrei un appuntamento con il signor Manzanas per un'intervista. Mi può dire il numero della stanza? Hai finito? Sì. Che tu credi di fare, Grull? Io ho 30 anni poi portiere e te non sei un giornalista. Poi il signor Manzanas ha dato ordini tassativi di non essere disturbato. Per cui fuori. Dai coglioni. Proprio fuori? Dai coglioni. Arrivederci. Arrivederci. Imbarazzato. Alla grande. Te l'avevo detto, funzionava, fava. Buongiorno, questi fiori sono per la signorina Mercedes Gonzales da parte del dottor Della Valle. Fatta, visto? Il presidente di Mandafiori se la cinesca della Fiorentina, lo sapevo! Stai calmo, non correre! Anzi, secondo me è all'incontrario. Tu di? Lui tituba e loro gli mandano i fiori per ringraziarsi la fidanzata. Io non resisto, io lo devo sapere, devo essere sicuro di questa cosa. Ricciolino, questi fiori subito nella suite 407. Carico i bagagli sul taxi e ci vo'. Amore mio, e vengo, dopo vengo, sì. Quando ho finito di mangiare, vengo. Ecco. E lo spengi di sto telefono? Lo spengo. Ma che animale è questo? La faraona, no? È la moglie del faraone. Sta sempre voglia di scherzare. Te l'assaggio. Sì. Com'è? Favolosa. Grazie. Buonissimo. Sei troppo brava, sei meravigliosa. Ti sei fatta colpi di sole? Sì. Ecco, te non te ne eri neanche accorto. No, è perché lui non fa nulla dalla mattina alla sera, mentre io sono a lavorare. È a tempo di pensare a queste bischierate. Sì, non so bischierate, sono cose importanti per noi donne. Sono cose importanti per noi donne, hai capito? Sì, parecchio importante, sì. Certo. Bambini, venite un attimino qui, bisogna parlare di cose importanti, di cose serie. Te ce l'ha la fidanzata? Sì, ce l'ha Rebecca. Bravo, te ce l'hai? Io ne mangio un al giorno. Ne mangio una al giorno? Come lo zio proprio, bravissimo, siete l'orgoglio dello zio, continuate così. Non gli date retta e lui non è lo zio di nessuno, tornate a giocare. Servilo te, vai. Bene. Bravo, servici, vai. L'altra? No. Ti è arrivato un messaggino. O che mi ha questo? Agevolo te, amore, io non ho segreti. Perché non rispondi? Sei con quell'altra maiala? La ditta Gobbotes fu fondata dai nostri nonni proprio nel 1949. Il vecchio Armando Giachetti, babbo del mio babbo, m'assomigliava parecchio. Ed era proprio uguale a me. Di mestiere faceva il meccanico tessile. Praticamente riaccomodava i telai rotti. Lavoro ce n'era tanto, ma soldi invece di molto pochi. Anzi, è un ce n'era. Furio! Ciao! Ciao! Sono Pelagatti, ti ricordi? Si fece un'uscita? Certo, come stai? Bene. Buongiorno, signor Furio. Siamo venuti perché... Sì, fermo un attimo. Giachetti? Giachetti. No, lo sa lui, ferie non pagate, no, ma siamo amici. E quindi dentro c'ha dei telai, giusto? Eri riaccomodo, insomma. Ce li ho. Sì, 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 ma tu fai dei tessuti, delle no, non ho una lira, ci vorrebbe il filato. Mettiamo caso che il filato ce l'abbia io. Perfetto! Cazzo, non gridare. Allora, quindi, filato più telai uguale... Stoffe! Cazzetto, non gridare. Perché non si fa una bella società? Bella idea, bella idea. Giachetti e Pelagatti. A me invece mi tornava meglio Pelagatti e Giachetti. Senti anche musicalmente. Il nome si trova, il nome va si bene. Trova. Allora a fare fatto. A fare fatto. Due clienti storici voi siete, eh?
Bella la vita, donne, macchine di lusso, aerei privati. Sarebbe più il mio socio propenso a codeste cose. Voi due avete capito tutto. I nonni hanno fatto i soldi e voi dovete soltanto spenderli. No, al contrario, direttore. Noi facciamo un lavoro duro per portare avanti il buon nome della ditta dei nonni. Veramente a me risulta che voi non mandiate proprio tanto bene avanti la ditta dei nonni, eh? Anzi, si dice pure che le cose vanno abbastanza male. Direttore, chi te l'ha detto? Io so tutto, Pelagatti. Proprio tutto no, io sono i Giaretti.